Perché una società vada bene, si muova nel progresso, nell'esaltazione dei valori della famiglia, dello spirito, del bene, dell'amicizia, perché prosperi senza contrasti tra i vari consociati, per avviarsi serena nel cammino verso un domani migliore, basta che ognuno faccia il proprio dovere. Eccoci qui, ben ritrovati alle pillole del coraggio di ogni giorno. Il 30 giugno è tornato il Perdono del Gargano, l'edizione 2022 di quest'anno, e abbiamo voluto raccontare il coraggio di ogni giorno anche con le parole di uno dei nostri ospiti, Don Antonio Coluccia, sacerdote di Roma Nord, del quartiere di San Basilio, da anni attivo nella lotta contro il malaffare, contro lo spaccio e la droga in questa zona di Roma Nord. Da qualche mese anche poliziotto ad honorem della Polizia di Stato, è impegnato nelle ultime settimane insieme al gruppo sportivo della Polizia di Stato, le Fiamme d'Oro, a realizzare una palestra di pugilato sociale per togliere letteralmente dalla strada tanti ragazzi dediti allo spaccio di droga e reinserirli in un contesto sano di legalità, di rispetto per gli altri e del rispetto del buon vivere civile. A lui abbiamo chiesto se c'è paura in questa attività e qual è il coraggio che bisogna avere e qual è il messaggio da lasciare soprattutto ai giovani. Ecco le sue parole. La paura è un sentimento comune, ma come dico sempre io, accanto alla porta della paura abita anche la porta del coraggio, quel coraggio che è dentro di noi, che dobbiamo riscoprire, e soprattutto quando dobbiamo affermare i valori soprattutto della libertà. La libertà è il primo dono che Dio ci ha donato e che nessuno ci può privare di questa libertà, nessuno. Soprattutto nei quartieri laddove le organizzazioni criminali cercano di assoggettare i territori. Anche lì, da parte mia, da parte nostra, da parte di tutti, dobbiamo avere quel coraggio che significa metterci la faccia, ossia dire come Gesù. Gesù dice: il vostro parlare sia sì sì, no no, il di più è del maligno. Ossia prendere parte, e prendere parte nei territori significa organizzare quella speranza che ti appartiene. E allora è possibile il cambiamento? Sì, il cambiamento è possibile grazie anche al tuo impegno. Non si possono cambiare i quartieri, i territori, senza l'impegno in prima persona. La comunità, quando si mette insieme, riesce a fare grandi cose, e quindi bisogna creare una rete sociale che permetta a tutti di poter essere se stessi e di avere rispetto soprattutto anche nei territori. La Sacra Corona Unita, come nei territori di Puglia e nei vari comuni sciolti per mafia in questi territori, dimostra che il male cerca di avere sempre di più posizione, una posizione con cui diventa, come dire, che incute paura, ma possiamo spaccare questa catena del gioco grazie se lavoriamo tutti insieme, quindi oltre alle istituzioni, perché le istituzioni fanno il loro dovere, ma non bastano le istituzioni per combattere questa battaglia, c'è bisogno dell'impegno di tutti, di tutte le agenzie educative sui territori e dei singoli cittadini che incominciano insieme a reagire, significa agire, e quindi tre cose mi accompagnano nel mio percorso: osare, rischiare e compromettersi. E noi ringraziamo Don Antonio Coluccia per questa sua preziosa testimonianza e vi diamo appuntamento alla prossima pillola del coraggio di ogni giorno. Credo ancora profondamente nel lavoro che faccio. So che è necessario che lo faccia, so che è necessario che lo facciano tanti altri assieme a me, e so anche che tutti noi abbiamo il dovere morale di continuarlo a fare senza lasciarci condizionare.